Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Pokémon Fire Ash, questo Pokémon fan game creato dai fan che ripercorre fedelmente l'avventura di Ash del cartone animato. E siamo ora sulla Seven Fruit Island, Seven Grapefruit Islands, ovvero un arcipelago di sette isolette su cui crescono molte bacche. E in questa parte prenderemo un Pokémon che sicuramente avete già visto in copertina. Detto ciò, però, saliamo su questo ponticello e vi devo avvertire di una cosa: ho dovuto scaricare una versione precedente del gioco e portare lì in salvataggio, perché nella versione che stavo giocando io, che era quella più aggiornata di tutte, la 3.02 o 3.2, presentava un bug che non ti permetteva di salire su questo ponticello. Cioè, potevi salire sui ponti inferiori, come questo. Ma non potevi fare il contrario, non potevi salire su un ponte dal basso. E dato che poi più avanti ci sarebbe stata un'isoletta, dopo questa, in cui bisognava salire su un altro ponte così, ero letteralmente bloccato qui, non potevo andare avanti. Quindi ho dovuto ingegnarmi, trovare una versione precedente del gioco, portare lì i salvataggi e fortunatamente qui va. Però si vede forse... Vabbè, non è normale, dai, si vede abbastanza bene. Allora, qui abbiamo un Berjuice. Ok, ce lo prendiamo molto volentieri. Esploriamo prima la parte nord di questo arcipelago. E qui abbiamo un sacco di pignamosche che stanno raccogliendo letteralmente le bacche. Sì, ci chiedono se vogliamo aiutarli a prenderne qualcuno. Ah, lui stava raccogliendo bacche, ha trovato questa MT, non gli piace, ce l'ha data noi, Toxic Spikes. Va bene. Diamo un'occhiata se ci sono degli strumenti invisibili. Probabilmente qui sì. Due to a loss of supply from a Snorlax, we need to pick faster than ever. A causa di una perdita di scorte per colpa di uno Snorlax, dobbiamo sbrigarci a raccoglierne il più possibile. Quindi qui hanno problemi con uno Snorlax, a quanto pare. Può darsi che ci sia magari degli strumenti invisibili, ma io qui non li vedo. Forse qui? Nope. Quindi scendiamo, con calma, tranquillamente. E via. Sì, fortunatamente ragazzi sono riuscito a risolvere quel bug, perché già stavo pensando al fatto che la serie sarebbe potuta concludersi lì purtroppo, perché non si riusciva letteralmente ad andare avanti, ora vi faccio vedere. The islands to the east of us were hit pretty hard. There is no grapefruits left over there. Appunto le isole a est di qui sono state colpite molto duramente, immagino, da quello Snorlax. Non ci sono più bacche lì. Oh. Ok, lui ha deciso di fermarsi qui prima di andare alla palestra di Navel, che noi abbiamo già battuto. Entriamo al centro Pokémon. Eccoci qui, curiamoci. Perfetto. Ok, loro usano le bacche che ci sono qui per fare ogni genere di oggetti che poi vendono in giro per le regioni. Ecco, prendi un regalo, un omaggio e ci dà un Berjuice. Qui è pieno di Berjuice, giustamente. Come vedete, qui non si può andare in basso. Ok. Queste servono pozioni per la palestra. Noi possiamo comprare qualcosa, diciamo dai 5 Pokéball. Anzi, meglio sempre comprarne 10, perché ti dà in omaggio una Premier Ball. Quindi compratene sempre 10 a botta. Le Ultra Ball ce ne abbiamo, le Mega Ball anche, va bene così. Dovrei comprare delle super pozioni. Sono rimasto un po' secco dopo la grotta della scorsa parte. Qualche revive non sarebbe male, costano anche poco in realtà. Però ne ho già 11, no, va bene così. Va benissimo così. Anche i repellenti ce l'ho già, quindi va bene così, grazie. Siamo sempre sulle Seven Grapefruit Island e possiamo entrare qui dentro. O meglio, dobbiamo entrare qui dentro e parlare con questa ragazza. Cos'è? Sono davvero occupata con un problema con uno Snorlax ora. Uno Snorlax sta mangiando tutte le nostre bacche. Cosa? Lo fermerai per noi? Beh, allora dirò alla guardia di farti passare per farti provare. Ok, senza parlare a questa ragazza la guardia non ci avrebbe fatto passare. Noi a loro non possiamo parlare. Questi scienziati letteralmente intrappolati vivi lì dentro non potranno mai più uscire. Una vita spesa a lavorare, mi spiace per loro. E qui appunto non sarei potuto salire, mentre in questa versione sì. Oh, era un bug presente. Ho cercato anche online, ma a quanto pare nessuno aveva quel bug. Probabilmente molti non hanno giocato la 3.2, quella nuova, ma hanno giocato quasi tutti questa versione.
Tanto la musica si è fermata. Look at me, what happened to all our grapefruits when a Snorlax came? Non è che si è fermata per colpa delle mie cuffie. No, che erano le cuffie che si erano spente per un momento. Ok, hanno appena raccolto le grapefruits qui ieri. Potrebbero esserci degli strumenti invisibili qui, infatti. Berry juice, vediamo se ci sono anche qui. No, mi sa che ce n'è solo uno, in giro per tutta l'isola. Noi diamo un'occhiata. Ok, no, ce ne sono due. Noi prendiamoli, tanto alla fine sono sempre cure, se non sbaglio, i berry juice. Forse ridanno 20 PS, se non ricordo male. Ok, abbiamo controllato e scendiamo. Andiamo sull'altra isola. Troveremo Snorlax prima o poi, eh? Tu cosa dici? Cosa succederà se questa cosa continuerà? È uno Snorlax, ecco la guardia che non ci avrebbe fatto passare. Qui troviamo un altro Berry Juice. Ok. Vamos. Forse qui dentro? No, niente. Sul fiore. Tu ci lasci passare ora, eh? Snorlax è molto forte, stai attento. Tranquillo. Eccolo lì Snorlax. Tutto fiero. Allora, avviciniamoci. Tecnicamente è uno Snorlax iconico questo, quindi non lo dobbiamo combattere, ma verrà direttamente con noi. The Snorlax is fast asleep. Lo Snorlax credo si sia svegliato velocemente, oppure si è addormentato velocemente. Vorresti prenderlo con te? Sì. Okay, non, vedete, non doveva nemmeno combatterlo. È semplicemente così, come tutti gli altri Pokémon iconici. Non diamo un soprannome a Snorlax. E torniamo al centro Pokémon. Andiamo a vedere questo nostro Snorlax, per l'appunto. Vamos. E devo scegliere chi della mia squadra togliere, perché Snorlax ovviamente deve venire nella nostra squadra. E mi sa che toglierò Squirtle a questo punto, che è una ripetizione. Non mi ricordo di preciso. Non so perché mi sto curando i Pokémon. Una cosa che faccio sempre quando entro in un centro Pokémon, anche se non c'è bisogno. Non so di preciso che squadra avesse Ash in questo momento. Quindi è un po' complesso da fare. Dammi Snorlax, vieni qui. Livello 45 tra l'altro, molto buono. Mettiamolo nei box dei Pokémon iconici di Ash. Allora, vediamo un po'. Abilità immune. Ok, non può essere avvelenato, non è male. Ha solo mosse di tipo normale, ma potremmo tranquillamente ovviare questa cosa con l'MT. Body Slam è bellissima come mossa. Headbutt, non è male. Ma se ha Body Slam a questo punto è inutile avere anche Headbutt. Mega Kick, anche no. E Mega Punch, questi tre li toglierai. Li lascerai solo Body Slam come normale. E proviamo a prendere lasciare giù Squirtle nel frattempo, va. Oppure Pidgeotto. Pidgeotto però è buono. Squirtle, tanto abbiamo Lapras, che è tipo acqua. Quindi magari Squirtle lo possiamo lasciare giù per un momento. Prendiamoci il suo strumento però. Appunto moneta amuleto. E vediamo cosa possiamo insegnare a questo Snorlax interessante, eh? Allora, MT, eccole qui. Partiamo dall'inizio e vediamo. Allora, Calm Mind, Toxic, Bulk Up, Sunny Day. Bulk Up non sarebbe male in realtà. Però vabbè, dettagli. Ice Beam. No, prima diamo un'occhiata però alle statistiche di Snorlax, giustamente. Dovrebbe essere un attaccante fisico in realtà, eh. Però allora, diamo comunque sempre un'occhiata. Siamo ovviamente un attaccante fisico con molta difesa speciale e bassissima difesa. E gli aumenta la velocità e gli diminuisce la difesa la natura. Questo Snorlax prende un attacco fisico e va al creatore immediatamente. Ok, vediamo un po' cosa possiamo insegnargli comunque. Per renderlo almeno utile. No, Ice Beam è speciale perché continua a tirarlo via. Allora, Thunder, Earthquake. Potrebbe essere davvero buona e dovrebbe riuscire a impararlo, se non sbaglio, sì. Quindi Earthquake assolutamente, al posto di Mega Kick, che non vuol dire assolutamente niente. Ok, poi Ritorno, non è male, però magari lo insegniamo quando sarà un po' più affezionato a noi. Facciata. No. Rest, no. Energy Ball, no. Passo finale potrebbe essere interessante. Rock Slide, Work Up, no. Sostituto non è male, però non stiamo qui a fare lotte di strategia, quindi anche no. Crash Claw,
Vediamo, eh. No, non puoi impararlo, niente. Toxic Spikes, no. Shadow Punch, non dovrebbe essere male. Vediamo se lo impara. No, non può impararlo. Volo, ovviamente, no. Surf, se non sbaglio, lo impara, ma ha talmente poco attacco speciale che non ha senso darglielo. Perché Surf, se non sbaglio, è speciale, tra l'altro, eh. Controllo giusto velocemente, sapevo che potrebbe impararlo, ma è speciale, sì, infatti, quindi non ha senso. Beh, gli abbiamo dato Earthquake, che comunque è una buona mossa. Earthquake non è male. No, non voglio insegnargli nulla, grazie. E verrà allenato insieme a Lapras. Ma vedremo di allenare anche questo bello Snorlax. Che rite, eh? Interessante Snorlax. Bene, mettiamolo come primo Pokémon della nostra squadra. Tra l'altro non ha alcuno strumento, perché noi se adesso andiamo a parlare in teoria alla signorina dopo aver catturato Snorlax. Quindi hai davvero fermato Snorlax? Ecco, tieni questo per ringraziarti. Ci dà i leftovers, gli avanzi, da poter dare a Snorlax per l'appunto. E direi di darglieli. Dovrebbe essere qui. Eccoli qui. Give a Snorlax. Anche se io quasi quasi gli darei la Monet Coin in realtà. Per avere più soldi. Sì, al posto degli avanzi. Tanto per adesso non penso ci serviranno gli avanzi. Bene, abbiamo completato completamente le 7 Grapefruit Island. E abbiamo catturato Snorlax. Quindi ora possiamo andare a Trovita Island. Eccoci qui. Ma per questa parte è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!